signor Francisco, mi scusi. Senta, mi sembra adesso, che questo vestito detto abbia... No, non adesso! Ma cos'ha? Cos'è successo, eh? Lo so. Non ho mai visto il signor Francisco così arrabbiato. Era proprio fuori di sé. L'hai visto anche tu? Ma dove starà andando? Rita ha detto che andava dal medico quando è uscito con la signora Norita. Avrà mentito. Tu lo credi? Guarda là, guarda Elvira, lo vedi come sconvolto? Non riesce a nascondere quel sorriso da iena che ha sempre stampato in faccia. Tu credi che lei c'entri? Non lo so, ma io non mi fido per niente di lei. Guarda, qui sotto c'è qualcosa che non sappiamo. E ti giuro che mi piacerebbe tanto sapere. Anche a me. Ma dove sarà andato? Oh, ci sono dei clienti, andiamo. Sì, sì. Io non so altro, questo è tutto, credimi. Non pensi di aver affrettato un po' troppo i tempi? Perché? Non poteva presentarsi occasione migliore. Che idioti siamo. Abbiamo fatto venire qui Juan Carlos per sedurre Nora e scopriamo che lei se la fa con un altro uomo. No, Elvira, no. Non ti rendi conto che Juan Carlos ci sarebbe stato più utile? Più utile? Perché? No, papà. Sei tu che non capisci quello che ti sto dicendo. Senti. Non riesci a capire quello che succede. Elvira, era meglio lasciare l'incertezza. Qui non si tratta di giocare apertamente. Perché la verità non si può cambiare. Potremmo avere delle sorprese. Che poi tu abbia anche sentito quello che Nora ha confidato solo a Rita non significa avere delle prove in mano. Perché guarda, in questo momento lei potrebbe incontrarsi con quel tipo e dirgli che non lo vuole più vedere e troncare. Troncare per sempre, e allora? Allora dimmi un po' che cosa possiamo fare noi altri. Noi non possiamo inventarci un altro piano servendoci di nuovo di Juan Carlos. No, no Elvira, no. La verità a noi non serve. Noi dobbiamo solo fingere. Però trovare qualcosa. Se signore, trovare qualcosa per creare le circostanze a noi più convenienti. Ah, papà, sta tranquillo che tutto andrà bene, vedrai. Ne sono sicura. Ma perché il medico? Potevamo trovare un'altra scusa, Nora. Sì, se vuoi troveremo qualcos'altro, Rita. Ma lascia fare a me, non ti preoccupare. D'accordo. Beh, che cosa c'è? C'è che mi sento come se dovessimo assaltare la Banca Nazionale. Ah, allora tu ti senti colpevole? No, nervosa. Rita, dimmelo pure. Se ti senti colpevole per quello che stiamo facendo... No, no, non è per me, è per no, te. No, io non voglio che tu ti senta obbligata. Devi dirmi la verità. Se tu non vuoi restare, puoi... No, non è che io non voglio restare. Il fatto è che io non voglio vederti soffrire più di quanto tu non stia già soffrendo. Va bene, va bene, siamo ancora in tempo. Adesso ci alziamo e ce ne andiamo via. Ma cerca di capire. No, cerca di capire tu. Se noi ce ne andiamo adesso, dopo che tu lo hai chiamato, e Miguel Angel mi creerà degli altri problemi. Vorrà sapere che cosa succede, verrà al negozio e poi a casa. E così sarà ancora peggio. No, tu devi cercare di aiutarmi ad essere forte, a resistere, ad uscire da questa maledetta situazione che mi sta rovinando la vita, capisci? La realtà è che tu hai voglia di vederlo, non è vero? No, è che ho paura di innamorarmi di lui. E devo dimenticarlo in fretta. Come dimenticarlo? Ma se prima mi hai detto che lo ami... Rita, Rita, per favore, scordati quello che ti ho detto al negozio. Ti giuro che quello che desidero in questo momento è fare in modo... è far sì che lui mi odi. Voglio fargli pensare che sono indignata, che sono offesa. Deve credermi odiosa, antipatica e scostante. Mi capisci? Devo dargli la sensazione di essere molto sicura di mio marito, della mia posizione, di me stessa. Mi sbaglio, forse? Su, andiamo. Scusi, per favore. Nora, che cosa succede? Nora, ti senti male? Non è niente, è già passato. Rita, ti chiedo un grosso favore. Sì. Devi cercare di non allontanarti nemmeno un momento, eh? No, ma senti, Nora, ascolta, per piacere. Io non voglio che tu te ne vada neanche per un solo minuto. Però io credo che sarebbe meglio se parlaste da soli, se voi due. Il conto, per favore. Subito. Beh, Nora, ascoltami un attimo. Otto Australis. Ecco, tenga. Grazie. Nora, spiegami. Grazie. Grazie, spiegami perché tu insisti a non capire. Io so perfettamente che la tua storia con quell'uomo basta, è molto importante. Basta, smetti di dire queste cose. Se lo dico è perché per io ne sono convinta.
È una storia molto importante e bella. E come tu non puoi mentire, perché io lo so bene che non sei felice col signor Francisco, e non venirmi a dire che non io è vero. Io ti ho chiesto di accompagnarmi per avere un aiuto e non per confondermi le idee. Ma che cosa stai dicendo? La confusione più grande la stai facendo tu, che vuoi salvare un matrimonio ormai compromesso. Io non so perché non ho avuto il coraggio di andarci da sola. Con te non si riesce a ragionare. Nora, anche prima di conoscerlo non andava bene. Senti. Perché non vuoi ammetterlo? Perché non ammetti che la colpa non è sua? La verità, Nora, è che prima di incontrare Miguel non avevi una ragione che ti desse la forza di rompere il tuo matrimonio. E va bene, va bene, va bene. Se non ci vuoi venire, ci no, posso. Non voglio. Sì, pazienza, vado da sola. Va bene. Nora, Nora. I fiori freschi. E centrino qui, arrosto. Fai bene, Sì, anche qui. Miguel, più veloce di così non era proprio possibile. Mi sento Speedy Gonzales. No, non fare lo sciocco. Bene, tua madre lavora in negozio, Isabella è al collegio e mi sembra sì, che... Sì, tu vai in negozio. Vai in negozio e stai attento che mia madre non venga a casa, d'accordo? Fai in modo che bene, non torni, va bene. E Isabella lo sa? No, 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 io non parlo mai con lei. No, questa è una stupidaggine. È meglio che vada a vedere in strada se arriva qualcuno. Certo. Io pensavo che... Ehi, Miguel, Miguel, ehi, sta arrivando, è là. Bene, bene, allora tu vai, vai, vai in negozio, d'accordo? Vai in negozio e falla, falla passare di là, ricevila tu, d'accordo? Vai, forza, dai! Io? Ma perché devo riceverla io? No, beh... Arrivo, un momento. Ecco qui. A posto, arrivo! Tappeto. Buongiorno, prego, prego. Salve, buongiorno. 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 Miguel, ti cercano. Mm? Arriva subito. Miguel. Buongiorno. Che sorpresa, Rita. Come bene, grazie. Sono qui perché Nora mi ha chiesto di accompagnarla e io l'ho fatto volentieri. E lei, Nora? Sta meglio? Sì, molto meglio. Bene, perdonate il disordine, però... Sapete, quando si lavora non si riesce... No, no, si figuri, non è il caso. Senti, Miguel, è tutto sotto controllo. Se avete bisogno di me, sono in negozio. Dai. Noi ce ne andiamo subito, non si preoccupi. Bene, io non so se Rita le ha detto che io volevo invitarla da Basilio per stare più comodo. Ah, sì, certo che gliel'ho detto, certo, solo che... Vede, io ho pensato che fosse meglio stare qui, perché credo che... Per fare certi discorsi, un bar non sia il luogo più adeguato. Signora, lo so che la mia è una casa modesta, ma sono molto contento che siate venute. Temo però che la mia sia un'allegria, come dire, esagerata, perché, signora, la vedo molto, molto seccata. Che cos'è? Si sente offesa? Lei non pensa che ne abbia motivo? Sì, può darsi. Sì, ho moltissime ragioni per essere offesa. Beh, scusate, io me ne vado. Sono molto curiosa di vedere come avete sistemato il supermercato. Rita. Così... Beh, come vuoi. Allora, smettiamola di tergiversare e cerchiamo di essere concreti e di venire al dunque. Io non riesco a capire, ma d'accordo. Saremo tutti e tre concreti come desidera. Cominci lei, che è così sicura di sé. Ma allora lei non vuole proprio capirmi, non capisce quello che dico. Penso solo che non sia certo giusto discutere in tre ciò che riguarda noi due. Ah. Solo noi due. Ma lo vede che lo sa perfettamente dove io voglio arrivare? Lo so, sì, però perdonami, Rita. Che cosa c'entra lei? Sì, perché? No, no, non ha bisogno di scusarsi. L'ho detto anch'io. Perché? No, perché senti, devo restare qui? No, no, è meglio che io vada al negozio. Adesso, Ma no, no, Rita, senti, senti, io non posso proprio aiutarti. Devi capirmi. Voi dovete discutere da soli. Ed è meglio che io me ne vada. Non andartene, ti prego, Rita. Ma se io voglio di andare a vedere come ho organizzato il supermercato e magari Miguel mi fa anche degli sconti. Ma sì, e io compro qualcosa a mia madre. Insomma, lascia che io vada al negozio. Cerca di ragionare. Ma io sto parlando sul serio. Perché non vuoi capire? No. Ora, voi due dovete parlare da soli, davvero. Io non posso aiutarti, non posso fare da testimone in una discussione che non mi riguarda per adesso, niente. Adesso non dire che la colpa è mia, io non ti ho obbligata a venire. Sei la mia migliore amica e conosci tutta la Nora. Storia. Sì, la conosci benissimo, solo che ti stai facendo condizionare dalle parole di questo signore. Nora, cosa? No, sì, è vero.
È proprio così. Lui ti ha fatto credere che gli sei molto simpatica, non è vero? Ma che cosa sta dicendo? Che cosa vuol dire? Sto dicendo la verità. Perché in questo modo pensava di avere altre notizie di Marina o dell'amica di Marina, che guarda caso ero io. Non è così? No, no, forse... non è così. Ma... no, non è andata così, Nora. Il fatto è che io mi sono sentita come un'amica per Miguel Angel, perché lui era molto gentile. E tutto qui. Se è così, allora d'accordo, Rita, va bene, ti ringrazio. Vai pure, Nora, se lo vuoi. Dai, sei Nora, molto gentile, ti ringrazio. Per molto. Favore, ma... va bene. No, adesso sono io che ti prego di restare. Ma insomma, non smettetela, da qui. State complicando le cose in modo assurdo. Ma secondo te la colpa è mia? Ma così non riuscirete mai a parlare. No, tu resti qui, tu devi restare. No, lasciala, Nora, parlare. No. Ma volete lasciala parlare. Parlare, per favore, lei continui. Ah, d'accordo. Lei ha cercato in tutti i modi di conquistare Marina, sì o no? Noi si sta sbagliando. Ah, io mi sbaglio. Sì, forse all'inizio, perché a me piace, anzi mi piaceva Marina e volevo stare con lei. Lo volevo. Ma me ne sentivo attratto prima di conoscerla a fondo, capito? Sì, ho capito, continui. Continui lei. In seguito, lei si è avvicinato a Rita. No, è lei, Nora, che si è avvicinata a me fingendosi un'amica di Marina. E facendo così, oltretutto, lei ha mentito. Lei mi ha mentito. Sì, d'accordo, va bene, però io le dicevo di non insistere con Marina e lei continua. No, era Marina che mi cercava. Sì, sì, può darsi, però cerchiamo di essere sinceri. Diciamo la verità, eh. Lei ha sbagliato tutto, con Rita, con Marina e anche con me. Anzi, soprattutto con me. Perché lei ha voluto prendermi ma in giro. Ma che cosa sta dicendo? Che cosa vuole dimostrare? Cosa voglio? Voglio chiarire tutto e non mi interrompa perché non ho ancora finito. Mi prende in giro come quel giorno che ha mandato la mia pantofola in negozio. E non è giusto, io non posso permettere che lei si prenda gioco di me in questo modo. Perché non è corretto, io sono una persona onesta. Diglielo tu, Rita. Calma, avanti, diglielo calma, tu che mi conosci. Sì, sei una donna adorabile e lui lo sa benissimo. E sono anche una moglie felice, molto dai, felice. Andiamoci. E lasciami stare, Rita, per favore. Io non so cosa fare. Vieni, Rita, vieni. Su. Vai al negozio. Grazie. Io non me ne vado, eh. Non me ne vado finché lei non mi promette che non mi cercherà mai più, che non insisterà ancora, d'accordo? Che mi lascerà in pace, altrimenti dovrò parlare a Francisco perché ponga fine a questo suo gioco. Mi ha capito? Avanti, mi risponda. Mi risponda, mi dica qualcosa. Io la amo. Mi capisce, la amo. No. La amo più di qualsiasi cosa al mondo. La amo come mai prima d'ora ho amato qualcuno. Io la amo, no. Io... No, non ci credo, lei sta mentendo. Io ti amo, Nora, ti amo con tutte le mie forze, con tutto me stesso, Nora. Ti amo e non mi prendo gioco di te. Non ci penso nemmeno se io continuo a fingere di avere una relazione con Marina. Lo faccio solo per poterti vedere. Mi lasci andare. Ma lo capisci che io non ne ho colpa se mi sono innamorato di te. Non voglio nessun altro. Sei tu quella che desidero. E continuerò ad amarti anche se tu non lo vuoi. Malgrado Francisco, no, contro no, chiunque si voglia opporre al mio amore, mi capisci? Guardami negli occhi. Guardami, perché anche tu mi ami, ne sono sicuro. Anche tu mi ami. Mi lasci andare, per favore. E smettila di dirmi di lasciarti. Lei è soltanto un vigliacco. Non sono un vigliacco. Sì, e io la odio, no, la odio. Non è vero, no, no, è vero, la odio, la odio tanto. Ma quali colpe ho commesso per meritarmi tutto questo? Credo che lei non abbia nessuna colpa. Però non può fare a meno di amarmi. No, no, non è vero, io non l'amo, non l'amo. Non lo vuoi ammettere, ma anche tu mi ami. Non è vero, io non permesso, l'amo, non l'amerò. Permesso, Michele, che la signorina Rita mi ha chiesto di... Chi ti ha detto di salire? Sì. Chi ti ha detto di venire, Adrian? Adrian, vattene. La signorina... Vattene! Però... Va bene, scusami, scusami. Se lo avessi immaginato non sarei mai venuta. Ma è che io credevo che qui in casa noi potessimo parlare meglio che al negozio. Comunque, per cercare di semplificare le cose, da adesso le dirò la verità. Allora, ecco. Rita ha esagerato parlando tanto bene di me e Marina le ha mentito e io... Io sono una persona molto complicata, piena di problemi, e questo lo so, sì, ma... Ma io sono molto felice. Ah, sì? Sì, sì. E allora perché sta piangendo? Perché lei mi ha offeso. Solo per questo? Insomma, lei non vuole proprio capire. Mi lasci in pace, io non ne posso no, più. No, però, ma lei è solo offesa?
No. Io non voglio ancora discutere con lei, per favore. Cerchiamo di dimenticarci. Non posso. Non posso, non ci riuscirò mai. Voglio dirti una cosa, Nora. Ti ho sentito accanto a me l'altra notte. Avevo il tuo fazzoletto vicino e continuavo a guardarlo. E sentivo il tuo respiro accanto a me. Lei si sta inventando tutto! No. Non sto inventando niente! È lei quella che sta inventando! Sta cercando di negare perché è disperata, io la capisco, quindi per favore, cerchi di capire anche me. No, lei sta giocando troppo. Miguel Angel, questo discorso è troppo pericoloso. Beh, certo, lei non ha niente da perdere, per lei è facile, no? Facile? Per me è facile. Sì. Mi guardi. Facile? Facile come penetrare in una fortezza. È facile liberarla da quella specie di prigione dove lei vive. È forse facile? Allora, crede sia facile sviare l'attenzione di tutte quelle persone che la controllano? Le pare facile? Mi guardi. Mi guardi. La sto guardando. Grazie. Perché? Per non riuscire a guardarmi. Sì che riesco. E va bene, allora dimmi. Dimmi che non mi ami. Dimmi che non ti importa niente di me, nemmeno un poco. Avanti, dimmelo, dimmelo. Dimmelo. No, no che non mi importa. Io amo molto mio marito e non lo lascerei per nessun altro al mondo, capito? La ringrazio, signora. Perché mi ringrazia? Perché è come se io dicessi che la odio e invece la amo. Ma questa è una sciocchezza. Io le proibisco di continuare con queste stupidaggini. Lei non può impedirmi di dirle che la amo. Non può impedire che io la ami. E che io faccia di tutto per poterla avere. E questo non significa che io voglia farle del male. Lei una volta ha detto di essere convinta della mia onestà. Sì, sì, però adesso lei mi sta dimostrando il contrario. E le dirò di più. Io farò tutto il possibile per impedirle di tornare a casa mia. D'accordo, mi chiudo pure la porta di casa sua, va bene. Però io verrò al negozio, verrò a comprare un pezzo di stoffa, ad esempio. Verrò a comprare una cosa qualsiasi pur di avvicinarmi alla cassa dove lei lavora e riuscire così a guardarla, a sfiorarla, a sorridere. Miguel, ma lei è pazzo, è davvero pazzo. Sì, sono talmente pazzo che resto ore a guardare le finestre della sua casa. Resto sotto il suo palazzo ore ed ore pur di sentirla vicina, mi capisce? Questo è un comportamento da ragazzino. Sì. Senza storia, non ha presente, non ha futuro. E adesso, oggi, posso viverlo o morire pensando a te. Perché il mio amore è puro. Il mio amore è puro come questa mia carezza che ti sfiora la pelle. No, no, lei sta cercando di farmi cedere. Sì, hai ragione. Scusami. Puoi scusarmi? Avanti, Nora, scusami. Per favore, Miguel Angel. Cerca di capirmi. Credimi. Io non voglio essere tua nemica. E che cosa vorresti essere? Lo so che è difficile, ma noi non dobbiamo fantasticare. È tutto così complicato. Ci faremo solo del male. Io credo che non abbia nessun senso continuare così. E vederci in questo modo al negozio. Tu sei davvero incosciente. Io sono convinta che l'unica soluzione sia pensare che tu troverai un'altra ragazza, migliore, una ragazza molto bella che ti amerà molto. Tu sei ancora tanto giovane. Sei un ragazzo libero e non hai tutti i problemi che ho io. Cerchiamo di lasciare tutto così. E conserviamo in noi l'illusione che la nostra sarebbe stata una storia d'amore meravigliosa. Perché
Se noi continuiamo anche solo per un po', rischiamo di perdere tutta la magia e l'incanto che si sono creati fra di noi. Miguel Angel, ma perché non vieni? Sì, mamma. Ti presento la signorina Nora... Avila. Avila. Molto piacere, signora. È la proprietaria di... stiamo contrattando per un affare. Ah, allora è per questo che cercavi... questa tovaglia, quella che io tengo per le feste. E sei andato a rubare i fiori nel giardino della signora Clorinda, qui di fianco. Oh, mi perdoni, signorina, questi discorsi tra madre e figlio... Miguel, ma cosa ti succede? Perché fai così? Di là c'è tua sorella che sta piangendo perché è andata male a scuola e tu sei l'unica persona che riesce sempre a consolarla. Lo so che tu stavi qui con la signorina per lavorare, però via, andare a rubare i fiori e usare la tovaglia delle feste... Mi scusi. Ma no, non si preoccupi, mamma, signora. Adesso andrò a parlare con Isabelle e con la signora Clorinda. Ah, senti, Miguel Angel, c'è una rappresentante giù in negozio. Sì, va bene, mamma. E ancora una cosa. Perché hai detto ad Adrian di non farmi salire? Lo sai, no? Che io non mi intrometto mai nel tuo lavoro, Miguel Angel. Adesso scendo. Così dico a Rita che le regalo qualcosa per sua madre. Andiamo. Che stupida che sono. A forza di dire sciocchezze non mi sono neanche accorta della tovaglia e nemmeno dei fiori. Sono molto belli. Ma davvero li hai rubati perché venivo qui? Succede quando uno è uno stupido, non credi? Beh, a questo punto penso di essere io la stupida, perché non so né quello che desidero, né quello che mi sta succedendo. Perdonami. E grazie, Miguel Angel. Grazie di tutto. Grazie di che? Beh, di essere uno stupido, diverso da tutti gli altri. Arrivederci. Nora. Nora, io... Sì. Sì, anch'io. All'abrigo de una hoguera he conocido la grandeza del mar, pero nada contigo se puede comparar, ni la suave caricia del viento. Ascolta, piccola, ti prometto che andrò io a parlare. Veramente, Isabel, sta tranquilla. Sei molto buono, Miguel. Smettila di piangere. Ci sono cose molto più tristi per le quali piangere. Ma tu non piangi mai? Sì, può capitare. E per che cosa? Per la vita. Non voglio che mi sfugga. Come? Niente, sciocchezze. Non c'è una buona atmosfera in casa, no? Insomma. La mamma ha parlato al telefono con Aurora. Mm-hmm. Vuole venire a Buenos Aires. Sì, e sarà ospite da noi. Però tu e lei ormai... Niente a che fare.
E Aurora dovrà capirlo. Ti vedo molto contento. Sì. Molto? Sì, sì. E si può sapere perché? Perché ho afferrato la vita tra le mani e non riuscirà a scapparmi. Che è successo a questi poveri fiori, Miguel? Mamma, era proprio necessario che tu venissi a sbandierare il mio furto delle rose davanti ad una strana. Se tu sapessi la mia vergogna con la signora Clorinda. No, per favore, solamente una rosa. Un fiore, che sarà mai? Chi era quella donna? Miguel Angel, non penserei che io possa credere che fosse una venditrice, vero? Perché non l'hai accolta, come l'altra, giù in negozio? È la famosa Marina? No, 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 signora. Bene. Lo sai, no, che... che deve venire Aurora. Spero che saprai come comportarti. Oggi ho parlato con lei. Sì, lo so già, me l'ha detto Isabel. Mi fa piacere. Così saprai quello che devi fare. Deciderai se sognare come uno sciocco, cieco di fronte alla realtà, o se proteggere la tua famiglia, tua madre, tua sorella, tenendo fede alla promessa fatta da Aurora. Ma mamma, io non ho promesso, non le ho fatto nessuna promessa. Per favore, Miguel Angel. Aurora viene qui solo per stare con te, lo sai com'è fatta. Noi rischiamo di finire sulla strada. Se lei dice al padre di non lasciarci più il negozio. Non abbiamo un contratto, non abbiamo niente. Hanno il diritto di dire, di dichiarare che siamo degli intrusi. Miguel Angel, per favore, ti prego. Smettila di sognare. Noi ti amiamo molto e confidiamo tanto in te. Calmati, calmati, mamma. Calmati. Nora. Ma insomma, Nora, perché non mi racconti che cosa è successo con Miguel? E dimmi perché non vuoi che prendiamo un taxi? E poi perché sei così strana? Che cosa c'è? Credo di meritarmi una spiegazione, un chiarimento. Anche se non ho fatto come tu volevi e me ne sono andata, però cerca di perdonarmi, proprio non potevo restare. Quando vi ho visti così, uno di fronte all'altro, guardarvi dolcemente e tremare, come due ragazzini timidi e innamorati. Eravate tutti e due così belli e così teneri. Oh, se il signor Francisco mi sentisse parlare così, sono proprio sicura che mi licenzierebbe. Però io ti sto dicendo la verità. Io non potevo restare con voi, capisci, Nora? Non potevo. Attenta! Ma perché non sta attenta? Sì, sì, mi scusi, non me ne ero accorta. Non lo sa che è pericoloso attraversare la strada? Lo so che è pericoloso, però oggi sono contenta. Mi scusi. Sai che cosa c'è, signore? Lei si sposerà presto. Io comincio a sentirmi stanca. Ma no, dai. Riposiamoci un momento. Vieni, Nora. Sediamoci su questa panchina, qui all'ombra. Fermiamoci un attimo. Ecco. Posso cantare? No. Adesso tu ti siedi qui con me e mi racconti tutto quello che è successo. Rita, ti giuro. Io non ho mai vissuto dei momenti tanto belli. Mi sentivo così strana. È stato come sognare, come vivere fuori dal tempo. Ero felice, poi improvvisamente triste. Io non avrei mai pensato di provare delle emozioni tanto violente, sai. Sono riuscita
a dimenticare tutti i miei dispiaceri e voglio vivere questo momento meraviglioso fino in fondo. Senza preoccuparmi di niente, davvero, io... Io lo amo così tanto e anche lui ha detto che mi ama. Non lo so, è un momento speciale. È un momento molto speciale, il più bello della mia vita. E non voglio pensare a niente, voglio solo essere molto felice. Perché credo che poche volte nella vita ci siano momenti così e io voglio lasciarmi andare. Ti basta? Sì. Sei contenta? Sì. Va bene, allora andiamo. In marcia. Sì, sì, è arrivato qui circa un'ora fa. Sembra addormentato, ma non sta dormendo. Non mi parla, è come stordito. Non so, molte volte ha dei problemi per il lavoro, questioni di negozio. Sa come ce n'è sempre una. È così per tutti, non è vero? Grazie, Basilio. Francisco. Ehi, Francisco. Ehi. Che stai facendo qui? Non ti senti bene? Oh, sì, sì. Mi sento bene, non ti preoccupare. Sono semplicemente disperato. Un'altra volta. E perché? E quale motivo credi che possa avere? Nora? Sì, però non c'è mai stata... una ragione tanto grave e seria come quella di oggi. Non capisco. Parliamone un po'. No, no. Non servirebbe. E cos'è successo? Giulio, prima di raccontarti tutta questa storia... Sì? Ti voglio dire che mi ha fatto molto piacere vederti. Perché avevo pensato che anche tu... mi avessi tradito, ma era la mia angoscia, la mia rabbia, la mia impotenza. Questo senso di impotenza che mi assale di fronte allo svanire delle mie illusioni, che stanno crollando mio malgrado. Come un castello che sembrava d'oro sotto la luce del sole. E invece era fatto solo di sabbia. Andiamo, Francisco, non disperare. Dimmi, ti prego, cosa ha fatto Nora? Cosa è successo con Nora? Ecco fatto. Grazie molte, signora. Torni presto, l'aspetto. Vedrà, signora, le piacerà. Buongiorno. 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 Buongiorno, dottore, come va? Buongiorno. Perché mi guarda in quel modo? Sembra che sia sul punto di darmi una brutta notizia. Evidentemente non riesco a fingere bene. Però la mia intenzione non era questa, era molto diversa. E quale sarebbe la sua intenzione? Che progetti ha per stasera? Perché? Beh, che dovevo trovarmi con Francisco, e invece lui ha deciso di non uscire, e siccome a me non piace mangiare da solo. Posso invitarla a cena con me, le va? Cosa c'è? Ha bisogno di me, dottore? Poi le spiego. Signorina Basà. Sì, Rita. Mi scusi, me ne posso andare a casa? Ah, sì, a domani. Signorina Rita. Sì? Venga immediatamente nel mio ufficio, devo parlare con lei. Si muova. Sì, sì. Francisco. Francisco. La sua fretta di parlarmi ha a che vedere con questo, dottore. E io non sarò mai una sua complice. Che cosa vuole allora da me? Si siede qui. Sieda. Adesso deve dirmi tutta la verità.